sono state presentate a Pescara le iniziative finali del 31esimo Premio Borsellino e i progetti culturali educativi previsti per l'edizione numero 32 del primo semestre dell'anno 2024. In contemporanea a un evento che si è svolto a Teramo, nell'auditorium dell'Istituto Alessandrini si è tenuto lo spettacolo Una vita sotto scorta, scritto e interpretato dal testimone di giustizia Luigi Leonardi. Presenti il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo e l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Il 26 qui al teatro a Pescara avremo uno spettacolo incentrato proprio sulla scorta e sulla vita di questi uomini, dove insomma interpretare saranno i ragazzi dell'istituto comprensivo coordinati da Franca Berardi. E poi il 27 saremo a Colle Corvino in una giornata davvero straordinaria, perché la consulta giovanile avrà ha il piacere di ospitare Massimo Caponnetto, e poi torneremo all'Aquila il 27 pomeriggio, e poi abbiamo anche un evento all'Università dell'Aquila nella Facoltà di Lettere, e poi la cerimonia di premiazione il 28 all'Aquila. Tra i premiati per la legalità, Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo per l'impegno civile, Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, per la sezione giornalismo Paolo Borometi, giornalista co-direttore dell'AGI, per l'ambiente il riconoscimento va a Camillo Zulli, imprenditore impegnato nella tutela della biodiversità, e poi ancora premio alla memoria al commissario Giuseppe Montana, conosciuto come Beppe della squadra mobile di Palermo, e a Emanuele Basile, capitano dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Per la sezione bullismo il riconoscimento va a Mirko Cazzato, fondatore e presidente dell'associazione Ma Basta. È fondamentale la sinergia delle istituzioni, è fondamentale soprattutto affiancare l'attività di contrasto e di prevenzione delle forze di polizia con una cultura della legalità che abbia radici solide. In questa direzione ringrazio il premio Borsellino, ringrazio anche la Regione che ha voluto supportare l'iniziativa del premio Borsellino su tutto il territorio di Pescara, ovviamente di tutta la Regione.